Ciao, namaste. Ben arrivati a questa pratica di yoga pensata per il ritorno da una pausa, che sia la pausa estiva oppure una pausa nella quale magari non abbiamo praticato a yoga. E in questo video voglio mostrarti come ritornare sul tappetino. Prima di tutto ci tengo a dirti e a comunicarti che fare delle pause ogni tanto nella tua pratica yoga, sebbene la costanza sia la regola principale, è in realtà estremamente benefico. Quindi ogni tanto, se ci prendiamo delle pause in cui magari non ci dedichiamo alla pratica degli asana, ma solo esclusivamente alla meditazione, oppure solo esclusivamente al pranayama, oppure un momento in cui facciamo proprio uno stop dalla nostra pratica, dal nostro tappetino, non succede nulla e anzi a volte è estremamente benefico. Inoltre ti invito proprio all'interno di questo breve video, di questa breve pratica, a vedere se questo è il tuo caso, quindi se risrotolerai il tappetino proprio con questo video, a vedere quali saranno le tue sensazioni, perché a volte, vi svelo questo piccolo segreto, quando facciamo una pausa completa dallo yoga di qualche giorno, di un periodo, a volte quando ritorniamo sul tappetino, alcuni movimenti ci sembrano persino migliorati. A volte può succedere questo, quindi in questa breve pratica verifica magari se accadrà, se avrai questa sensazione e non esitare a farmelo sapere qui sotto nei commenti al video. Per questa pratica non avrai bisogno di alcun props, ripeto, questa classe sarà una brevissima classe per farti vedere come ricominciare. Ovviamente la cosa migliore che consiglio a tutti è poi seguire un corso yoga. Non aspettate di iscrivervi, iscrivetevi subito ai miei corsi online, cominciano adesso proprio giovedì 1° settembre e vi invito soprattutto in questo mese a iscrivervi, a non rimandare, perché da settembre i miei corsi riprendono sempre in maniera graduale. Quindi se magari non pratichi yoga da anni, se non hai mai praticato yoga, i miei corsi a settembre sono assolutamente accessibili a tutti. L'unica cosa, come sapete, come sai se mi segui da tempo, è che sono a numero chiuso, quindi mi raccomando, se sei interessato poi a seguire un percorso graduale dello yoga, non rimandare, non procrastinare, ma iscriviti ora ai miei corsi live online. Ti lascio i link attivi qui nelle schede e sotto nell'info box. Ma partiamo subito con la pratica per riprendere il nostro yoga dopo una pausa. Quindi la prima cosa che ti consiglio di fare è di srotolare il tuo tappetino, di metterti dei vestiti arcicomodi, di trovarti in uno spazio che sia arieggiato, comodo, silenzioso. Magari puoi diffondere nell'ambiente l'odore di un incenso o di un olio essenziale a te gradito e concederti questa pausa. Non più di 10 minuti per cominciare, quindi non andiamo a strafare, cominciamo dolcemente. Allora, io mi metto lateralmente per farti vedere. Cominciamo col ruotare indietro le spalle, posizionare per bene i piedi alla distanza delle anche e sbloccare un pochino le ginocchia, quindi non rimanere con le gambe completamente attive, ma piega e molleggia un pochino le ginocchia. Cerca di molleggiare, di rilassare un pochino anche il bacino. Ancora una volta ruota indietro le spalle e sentiti per un attimo nel tuo corpo. Concediti 5 respiri qui, magari anche chiudendo gli occhi. Quindi percepisci proprio la tua consapevolezza entrare nel tuo corpo. Un corpo rilassato, sbloccato in tutte le sue giunture, quindi nelle ginocchia, a livello della vita, appunto, delle pelvi, a livello delle spalle, scapole, gomiti, polsi. Senza forzatura, se ti viene spontaneo, puoi inspirare profondamente dal naso ed espirare profondamente dalla bocca. Se ti va di farlo, se ti fa piacere, ancora per altri due respiri.
Bene, lentamente, se avevi chiuso gli occhi, li riapriamo. E andiamo un pochino a staccare prima un piede e poi l'altro da terra e cominciamo a poggiare il dorso delle dita del piede sinistro sul nostro tappetino, spingendo leggermente e sentendo il collo del piede che tira. La ripresa deve essere dolce, quindi non strafare, fai piccoli movimenti e poi passa dall'altro lato. È molto bello quando riprendiamo a praticare yoga dopo una pausa, perché oltre magari che la possibilità che alcuni movimenti possano anche essersi migliorati dopo un po' di pausa, è bellissimo riabituarsi a sentire le sensazioni del corpo. Bene, riporta la pianta del piede destro a terra, di nuovo senti bene le piante dei tuoi piedi a contatto sul tappetino e poi portiamo le dita, la base delle dita del piede sinistro a terra e andiamo a fare delle circonduzioni con la caviglia sinistra, mantenendo sempre le dita o la punta delle dita del piede a contatto con il tappetino, quindi non devi andare in equilibrio e cambia senso di rotazione per quanto ti è possibile. Ok, ci fermiamo un attimino al centro, sentiamo già le differenze gamba sinistra, gamba destra e poi andiamo dalla caviglia destra, stesso movimento. Sia in un senso di rotazione che nell'altro. E riportiamo il piede destro a terra. Bene, ora inspirando, porta le braccia verso l'alto, ti allunghi, puoi guardare verso l'alto, allunga tutto il tuo corpo immaginando di spingere i talloni dentro il tappetino e le dita delle mani verso il soffitto. E poi espirando, braccia lungo i fianchi. Ancora una volta, inspiri tutto su, ti allunghi, questa volta stendi bene le ginocchia, tutte le tue articolazioni ed espirando, piego le ginocchia, slitto un pochino indietro con il bacino, quindi le anche vanno leggermente indietro, il busto di conseguenza andrà in avanti. Ah, e poggio le mie mani a terra. Allora, cerchiamo proprio di sistemare le nostre mani davanti alla punta dei nostri piedi. E pieghiamo le gambe fino a quando sentiamo proprio le mani a terra. Poi rilassiamo le braccia e lasciamo andare la testa. Due o tre respiri qui. Poi pieghi ancora di più le gambe, cerchi di guardare l'ombelico anche se non lo vedi e inspirando, spingendo con le gambe, cominci a srotolare il tuo corpo, quindi ridistendi le gambe, le pelvi ritornano in linea con le spalle, risrotoli la colonna e ritorni in posizione di Tadasana in piedi. Bene, ora faremo lo stesso movimento portandoci però un pochino più in avanti rispetto all'inizio del nostro tappetino, quindi non rimanete al centro del tappetino, ma andate avanti. Quindi inspiri, porti su le braccia, ti allunghi, goditi questo movimento, nuovamente un corpo che si allunga e si stira ed espirando lentamente di nuovo vado giù fino a quando le mie mani sono a terra di fronte alla punta dei miei piedi. Rilassa la testa, cerca di sistemare per bene le mani a terra, quindi comincia ad allargare le dita delle mani e percepisci i polsi sotto le spalle e le mani di fronte alla punta dei tuoi piedi. Ora, lentamente, facciamo un passo indietro piede destro, un passo indietro piede sinistro e entriamo nella posizione del cane a testa in giù. Magari durante questa pausa non hai avuto modo di fare tante volte il cane, prova a sentire quali sono le tue sensazioni ritornando in questa posizione. Se hai bisogno di piegare una gamba e poi l'altra lo puoi fare, altrimenti ti godi qui 5 respiri. Mi raccomando, fondamentale, devi sentire la pelle nello spazio tra le dita che tira un pochino per quanto stai allargando le tue dita. Il centro delle ascelle si guardano tra di loro, le ginocchia sono distaccate.
gli sghi sono rivolti verso il soffitto. Ancora tre lunghi respiri. Poi inspiriamo sempre dal naso ed espirando vado sulle dita dei piedi, porto le ginocchia a terra e mi siedo con i glutei sui talloni. Ora cerca di sistemare bene tutte le dita dei piedi a terra. Se questa posizione per te è veramente impossibile perché senti che la pianta dei piedi tira veramente troppo, puoi fare la stessa posizione portando il dorso dei piedi e delle dita a terra, quindi rimanendo in Vajrasana, posizione dell'eroe. Altrimenti prova a rimanere seduta, seduto con i glutei sui talloni e tutte le dita dei piedi puntati a terra. Quindi ispirando portiamo su le braccia, palmi delle mani che si guardano ed espirando apro portando il braccio destro in avanti, il braccio sinistro indietro e guardo verso il pollice della mano sinistra. Inspiri, torni su al centro ed espiro dall'altro lato. Senti il corpo che si apre, magari dopo tanto tempo. Ancora una volta, inspiro centro, espira. Inspiro su, espiro apro. E l'ultima volta, inspiro, torno al centro, espira, braccia lungo i fianchi, mani a terra, polsi sotto le spalle e vado letteralmente a sbattere il dorso dei piedi sul mio tappetino. Sento il microcircolo a livello delle caviglie che si riattiva e poi da qui andiamo a fare gatto mucca, quindi per bene le ginocchia sotto le creste iliache, polsi sotto le spalle. Inspiro, inarchi la colonna, espiro, faccio una bella coppa e ancora per tre. Ancora una volta. E ritorniamo con la schiena neutra, ispirando puntiamo le dita dei piedi ed espirando nuovamente Adho Mukha Svanasana. Avvicina un pochino di più i piedi tra di loro e inspirando porterai su la gamba sinistra, piegandola e aprendo per bene l'anca, quindi mantieni la gamba sinistra estremamente piegata e apri l'anca sinistra guardando sotto l'ascella. Due respiri. Poi inspirando provi a ristendere un attimo la gamba sinistra con il piede a martello, espirando la piego e riporto il piede sinistro a terra. Ah, senti che bellezza riaprire il tuo corpo con queste posizioni. Andiamo dall'altro lato, quindi sollevo la gamba destra, piego subito la gamba destra ma apro tantissimo l'anca. Qui se sentirai scrocchiare un pochino le anche è normalissimo. Vedi come va questa posizione. Se è da tanto tempo che non pratichi, paradossalmente potrebbe andare anche benissimo. Potresti aprire anche di più del solito di quando praticavi tutti i giorni. Inspirando, stendo la gamba destra, piede a martello, ripiego la gamba destra e riporto il piede destro a terra. Ginocchia a terra, incrocio le caviglie e vado indietro con i glutei per trovarmi nella posizione seduta a gambe incrociate. Sistemiamo bene gli ischi a terra, ruotiamo bene indietro le spalle, inspirando portiamo su le braccia, seguiamo con gli occhi il movimento ed espirando mano destra all'esterno del ginocchio sinistro e polpastrelli delle dita della mano sinistra dietro la mia schiena. Qui vado in una bella torsione, sentendo la colonna perpendicolare, tracciare terra, le spalle su una stessa linea, rilasso la mascella e poi inspiri, torni su al centro ed espiro dall'altro lato per tre respiri.
in questi tre respiri, mi raccomando, osserva sempre che la tua colonna sia ben dritta, mento parallelo alla terra, spalle in linea tra di loro. Inspirando di nuovo, torno su al centro, espirando mani in preghiera che porto al centro del mio sterno. Chiudo per un attimo gli occhi, sentendo i benefici di questa brevissima pratica a livello delle mie pelvi, delle mie gambe, della mia colonna. E poi riaprendo gli occhi potrai sicuramente accomodarti a terra allungandoti sul tuo tappetino in Shavasana per un breve tempo di rilassamento. Prima di lasciarti al tuo rilassamento finale voglio leggerti una frase che spero possa ispirarti anche durante il rilassamento e nei prossimi giorni e in questa ripresa di yoga, in questo ritorno sul tuo tappetino. Essere luminosi nei pensieri e negli atti, essere in pace con il nostro vivere, senza desiderare questa o quella cosa, imparare a conoscersi e ad agire nel movimento della vita. Queste sono le regole di vita che propone lo yoga. Questa frase è tratta dagli Yoga Sutra e spero che sia per te di ispirazione per la tua pratica dello yoga, ma anche per una vita serena, sana e felice. Io ti aspetto sul tappetino nei miei corsi live online di settembre. Mi raccomando, ti ricordo che ci sono i link attivi per iscriverti qui sopra nelle schede e sotto nell'info box. Non tardare perché tutti i miei corsi live online sono a numero chiuso e si comincia da giovedì 1 settembre. Buon rilassamento, grazie per aver praticato con me. Mi raccomando, fammi sapere sotto nei commenti come sarà andata questa pratica. Namaste.